Ciao amici e ciao amiche di NBA Passion, qui è sempre Carmen che vi parla, sono tornata dopo un bel po' di tempo, ce l'abbiamo fatta, sono tornata. State ascoltando come sempre il podcast Carmen into Basketball. Tramite questo progetto volevo affrontare insieme a voi tante tematiche, alcune più spinose e altre meno, ma anche portarvi degli ospiti molto molto speciali. La prima puntata, la puntata pilota della prima stagione, ormai un bel po' di tempo fa, se vi ricordate, era stata con Paola Ellisse. Oggi invece ci spostiamo dall'ambito del giornalismo perché ho qui con me un giocatore. Quindi ci spostiamo sul basket giocato. Ve lo presento subito. Eccoci con Aristide. Ciao a tutti. Eccoci. Allora, Aristide, tu attualmente giochi a Scafati. Vivo a Sì. Scafati, no? Però tu sei nato in Camerun, quindi sei camerunese di formazione italiana. Esatto. Io ti chiederei innanzitutto per partire, come nasce la tua passione per la pallacanestro? Perché mi sembra quasi doveroso parlarne. E poi come hai vissuto i tuoi primi anni in Camerun e come sei arrivato in Italia soprattutto? Allora, diciamo che io da piccolo giocavo a calcio, come ogni ragazzo del mio paese. Si comincia sempre dal calcio perché vogliamo tutti diventare come Samuel Eto'o, che immagino conoscete un po' perché ha giocato in Italia all'Inter un po' di anni fa. Però il mio fratello giocava a basket, il mio fratello maggiore. Giocava a basket, ma io ero, cioè, sono il più alto, cioè sono più alto di lui. E quindi è così. Poi, quando ero piccolo, giocando a calcio, avevo il sostegno di mio padre, ovviamente. Però quando mio padre è venuto a mancare, ho perso quel sostegno lì e quindi diventava un po' tutto più complicato. Perché all'epoca le scuole di calcio erano tutte a pagamento, e invece il basket, tante scuole di basket erano gratis. Quindi ho dovuto fare una scelta. Diciamo che sono stato anche fermo per un bel po' di tempo, perché mia madre non poteva sostenere i costi della scuola di calcio, no? E quindi, siccome io sono sempre stato un ragazzo molto pieno di energia, quindi io volevo fare sport. Quindi non mi interessava che fosse stato calcio, basket, niente. Quindi ho iniziato a giocare a basket, spinto molto da mia madre, anche perché lei mi diceva sempre: "Guarda quanto sei alto, cioè, che vuoi dal calcio? Vai a giocare a basket." Ci ho provato e così ci sono rimasto dentro, perché alla fine il basket è come una droga, no? Quando ti ci chiudi è difficile venirne fuori. È vero, Quindi è così che mi sono appassionato e ho iniziato ad allenarmi sempre di più. Poi arrivavano sempre più complimenti e apprezzamenti e poi ho detto: "Ma perché no?" E ho iniziato a farlo sul serio. ti faccio una domanda che forse può essere un po' inopportuna, nel caso non ti fare problemi a dirmi che non vuoi rispondere. Se tuo padre fosse ancora qui, pensi che avresti continuato a giocare a calcio? Secondo me sì, secondo me sì, perché io, cioè, il basket mi faceva proprio schifo. Se devo essere sincero, è così. Il basket non mi piaceva per niente. Quindi penso che se mio padre fosse stato ancora vivo, io sarei diventato un calciatore, secondo me. O almeno ci avrei provato. Avresti preferito oppure ti piace quello che stai facendo adesso? Mi Domanda un po' piace anche stupida. quello. No, mi piace quello che sto facendo, ovviamente, perché non ci si arriva in Serie A se non ti piace la pallacanestro. Non ci arrivi Esatto. perché ci sono troppi sacrifici da fare. Ce ne stanno tantissimi, quindi se non ti piace veramente non ci arrivi. Sono assolutamente d'accordo. Quindi dicevi che la tua carriera inizia appunto
campo da calcio in Camerun, poi ti sei spostato sulla pallacanestro. Sì, ho iniziato a giocare a basket estate del 2012, se non mi sbaglio. Ok, sì, allora, lì ho iniziato. Sei in Italia almeno dal 2015, credo, se le mie informazioni... 2016. Settembre del 2016, sì. Come è arrivato in Italia? Sei arrivato con la tua famiglia? Sei arrivato da solo? E come hai vissuto anche questo cambiamento? Sono arrivato da solo, nel senso non con la mia famiglia, però ho fatto il viaggio con... Allora, ti spiego. All'epoca, 2015, ci fosse la Coppa d'Africa femminile. Okay. E all'epoca il capo allenatore della nazionale femminile era Stefano Bizzozzi, che adesso è allenatore della di Fidenza in Serie B. Serie B in B2, se non mi sbaglio. Interregionale. Sì, interregionale. Quindi all'epoca era venuto in raduno con la nazionale. Poi, siccome lui è un appassionato dell'Africa, ha girato parecchio in Africa lui, soprattutto in Camerun. Quindi, mentre faceva il raduno, ne approfittava per organizzare dei piccoli camp nei quartieri, no? E aveva organizzato questo camp in cui io non ero nemmeno al corrente. Quel giorno è che non mi andava di uscire di casa, io ero rimasto a casa, quindi ricevo una chiamata da un mio amico che mi disse: guarda che hanno organizzato qualcosa al campetto e non... Io mi alzo da casa, prendo e parto, arrivo che loro erano quasi alla fine e quando me ne rendo conto dico: ormai sono arrivato qua, che fai, non giochi un pochino prima di tornare? No, mi metto le scarpe, entro in campo, comincio a giocare. E alla fine mi chiamò Stefano perché parlava un po' francese, un pochino. Ci ho parlato un po', mi ha chiesto da dove venivo e tutto, ho chiesto a parlare con i miei genitori. E poi così si è fatta la cosa. Un anno dopo mi sono ritrovato su un aereo che atterrava a Roma, dove sono stato accolto dall'HSC, One Sport City a Roma, che è stata una società che praticamente ci hanno offerto questa opportunità e ecco dove sono arrivato, insomma. Diciamo che sono stato bravo a sfruttare nel meglio questa opportunità. Esatto, sì, posso confermare, visto che ti conosco, confermare. E ti volevo chiedere, sembra, diciamo, tutto roseo, però sicuramente avrei avuto delle difficoltà. E se ti va di parlarmi, di parlarti di queste difficoltà, soprattutto nei primi anni, quando sei arrivato in Italia? Sì, difficile lo è stato, perché uno, non parlavo italiano, ma proprio zero, quindi era difficilissimo. Due, il cibo. Non mangiavo praticamente niente. Tutti mi dicevano: oh, ma sei in Italia, il cibo migliore al mondo, cioè che vuoi? Però io, mi dispiace, io vengo da giù, quindi giù si mangia tutt'altra roba, non è che si mangia tutt'altra roba. Poi non è che arrivi in Italia e ti puoi permettere di mangiare qualsiasi cosa, perché avevamo uno staff con i preparatori, i nutrizionisti, quindi avevi la dieta che dovevi seguire, era tutto difficilissimo. Esatto. Io ho imparato a mangiare le verdure qui in Italia. Io prima non mangiavo le verdure. Non mangiavo le verdure, quindi con la dieta e tutto mi sono dovuto impegnare un bel po'. Il formaggio, non mangiavo il formaggio prima. Quindi era difficilissimo. Non me la cavavo. Poi cambia anche il modo di allenarsi, il ritmo, l'intensità con la scuola, che era
veramente stressante. Quindi io praticamente i primi 2 mesi piangevo tutte le sere, chiamavo mia mamma, senti, io voglio tornare a casa, non ce la faccio più. Ci No. giuro, praticamente tutte le sere per 2 mesi. Però poi piano piano inizi a imparare la lingua e diventa, non ti dico facile, ma un po' meglio, perché riesci a comunicare con la gente, riesci a farti degli amici, riesci a, capito? Riesci a farti delle conoscenze, a instaurire dei rapporti con le persone. Ed è così che pian piano mi sono adattato all'ambiente, a tutto ciò che mi circondava. Però l'unica cosa a cui non mi sono mai adattato era il freddo. Cioè, è il freddo. Perché Immagino. io lasci l'Africa con 30-35, a volte 40 gradi, ti ritrovi a Roma ad ottobre, novembre, inverno, subito 5-10 gradi a volte, poi una volta ogni 10 anni che nevica a Roma, ti becchi quella volta lì. E diventa Sempre. proprio In campagna è più raro, però. sì, direi che qua si sta molto molto meglio. Ho fatto tutto l'inverno qua giù, non ho mai usato la giacca, per dirti, sempre Quindi in in campagna felpa, quindi direi che è meno regione d'Italia e non sono campana, assolutamente no. Sono molto fiera delle mie origini Sì. e Diciamo volevo chiedere. che le difficoltà sono state tante, però alla fine, sapendo da dove venivo, avevo una motivazione in più per andare oltre, per superarlo. Questa è una cosa molto positiva. E ti volevo chiedere, quando hai cominciato a superare la barriera linguistica, c'è una persona che hai conosciuto che magari ti ha aiutato in quel periodo difficile Assolutamente che sì, senti perché ancora, che ricordi? assolutamente sì, perché andavamo a scuola, perché noi abbiamo avuto questa opportunità per giocare, però nel frattempo ci toccava anche andare a scuola. Quindi io, andando a scuola, ho avuto aiuto da tante persone, professori che Bene. ci davano una grandissima mano. Poi abbiamo anche avuto delle persone del nostro staff in accademia che ci venivano a dare una mano a casa. E poi anche con tutti quelli che mi circondavano, i miei compagni di squadra, i miei preparatori, cioè, ci parlavo e poi ogni volta che sbagliavo loro mi correggevano e così andavo avanti. Bene, bene. Allora ti faccio un'altra domanda, anche questa un pochino delicata, quindi anche qui se non vuoi rispondere non è un problema, assolutamente. Allora l'Italia è un paese un po' particolare, nel senso, noi su alcune cose, secondo me, opinione mia personale, siamo un Sì. pochino indietro. Quindi vorrei chiedere, io conosco altre persone che si sono trovate nella stessa situazione e che anche altre mie amiche, per esempio, giocano a pallacanestro e io ne ho una che in particolare viene anche lei dal Camerun. Sì. Chiedere se hai patito, soprattutto nei primi anni, le tue origini, se ti sei sentito magari a disagio nell'ambiente italiano e se te l'hanno fatto pesare. No, a disagio no, ti direi, anche perché avevo 16 anni, quindi io pensavo solo a giocare, ad allenarmi e andare a scuola, quindi ho fatto tutto quello che dovevo, diciamo. A me non interessava molto, cioè, è ovvio che pensi sempre a dove vieni, quindi no, non ti puoi permettere di perdere la tua educazione, la tua cultura e tutto quanto. Però nel frattempo ti devi adattare a dove sei.
è una cultura completamente diversa, le cose vanno in un modo completamente diverso. Quindi più che pensare alla tua di cultura, devi pensare ad imparare la cultura di dove vivi, perché è quella che ti serve al momento. Non so se sto rispondendo alla tua domanda. Sì, assolutamente, assolutamente. Ecco, quindi perciò mi sono impegnato ad imparare la cultura italiana, a sapere come si vive, come si sta con le persone, e sempre tenendo dentro di me l'educazione che ho ricevuto da mia madre, dai miei genitori. Tutto qui. È che sei fiero delle tue origini, è una cosa che dici Sì, comunque, ed è una cosa bellissima. assolutamente sì. È una cosa bellissima. Tra l'altro, adesso andiamo a parlare anche un pochino della tua carriera, perché giustamente è quello il motivo per cui sei qui. Tu hai anche avuto un'esperienza con la nazionale del tuo paese, giusto? Sì. Ti va di parlarmene un po' come sei approdato in nazionale, come l'hai vissuta, come ti sei sentito, insomma, un pochino le sensazioni. Sì, è sempre stato un sogno rappresentare il mio paese. Diciamo che è un sogno per qualsiasi atleta di qualsiasi sport. È un sogno, è un onore rappresentare il proprio paese. Quindi io mi ricordo estate del 2018 o 19, non mi ricordo bene. 19. 2018-2019, l'annata in cui giocavo in Serie B. Avevamo fatto una squadra sperimentale con la KSC, giustamente, dove eravamo tutti ragazzini con due senior. Quindi affrontiamo il campionato di Serie B nazionale all'epoca, che perché era solo uno. E ho fatto una stagione veramente molto importante a livello di numeri. E ne ero veramente fiero perché raggiungiamo i playoff anche se veniamo sconfitti subito da Sansevero al primo giro. E poi mi ricordo dopo i playoff di Serie B facevo anche quell'anno lì facevo anche l'under 18 da fuori quota. Perché giustamente nel 2019 ne dovevo compiere 19. Quindi ero stato inserito come fuori quota. E vinciamo lo scudetto a Milano, perché andammo a fare le finali nazionali a Milano. Era quelle edizioni che avevano fatto all'aperto. Abbiamo vinto lo scudetto contro la Stella Azzurra in finale. E poco. Diciamo più o meno 3 settimane dopo mi arriva la chiamata della federazione che mi dicono: guarda, ti abbiamo seguito e stiamo cercando di inserire dei giovani nel giro della nazionale per poter portare avanti il progetto. E sei stato scelto per partecipare al primo torneo, era un torneo che organizzava lo sponsor in Cina. E è così che mi sono ritrovato in nazionale, era la mia prima esperienza. Mi sono fatto un mese in Cina dove abbiamo fatto delle partite, ho giocato 2 volte contro la nazionale cinese, abbiamo giocato contro delle squadre locali. È stato molto divertente, mi sono divertito, ho imparato perché ovviamente ero il più piccolo, ero il più giovane. È stato emozionante, diciamo. Però ho continuato a lavorare, ovviamente, perché poi gli anni dopo sono arrivati chiamate, ho partecipato alle prime competizioni ufficiali. Qualificazioni per la Coppa d'Africa, ho fatto una Coppa d'Africa, qualificazioni per il Mondiale e sono riuscito a guadagnarmi un po' più di spazio, diciamo. Meritatissimo, tra l'altro, meritatissimo. Mi hai dato l'assist per una domanda che secondo me può essere interessante. Nel basket, soprattutto in NBA, però credo anche in Italia,
C'è molto la riverenza, diciamo, il rispetto per i veterani. Tu che prima dicevi, ero più giovane e volevo imparare tanto. È una cosa che fai tuttora che sei in Serie A, impari da chi gioca da più anni di te, cerchi di apprendere, rubi anche magari tecniche che poi cerchi di funzionare, Assolutamente, oppure hai perso questa cosa. ti dico assolutamente sì, perché sarebbe un po' da stupido, incosciente ritrovarsi in una squadra come la mia e non imparare e non ascoltare, perché ti dico, è stato uno dei motivi per cui ho accettato di venire a Scafati, perché sapevo che avrei avuto intorno David Logan, Alessandro Gentile, Gerard Robinson, che in tre sono già nomi che hanno fatto la storia in Italia, in tre. Quindi io ho pensato, oddio, se ho questi tre a fianco, come faccio a non migliorarmi? Come faccio a non acquisire ulteriori come dire, potenzialità, cioè consigli. È impensabile. Non puoi che diventare più forte giocando, imparando con loro. Quindi è stato uno dei motivi principali per cui ho accettato di venire qui. Tra Ed è quello che sto facendo. Non smetto mai di fare domande. Sto sempre lì a rompere le palle perché voglio capire perché fare questa scelta invece che quell'altra. Voglio capire perché a che momento bisogna fare questa scelta invece che quell'altra. Sono tutti dettagli che sembrano sciocchezze, però sono importanti anche. Mi ricorda un Quindi po' quando Michael Jordan disse che Kobe Bryant lo tampinava sempre di domande, chiedendogli qualsiasi cosa quando era appena entrato nella lega. cioè, Mi ricorda quella cosa lì, il fratellino diciamo piccolo. che esatto, diciamo che è quello che sto cercando di fare, che sto cercando di essere un fratellino piccolo. Il fratellino E piccolo, me la buon metodo. sto cavando bene perché sono già più volte che mi hanno detto che hanno visto che sono migliorato molto dall'inizio, da quando sono arrivato, quindi io sono molto contento di questo e continuo solo a lavorare. Poi ovviamente non voglio parlare della mia situazione in campo perché gioco, che gioco o meno, l'importante per me è che miglioro. Poi i Esatto. minuti arriveranno, non mi Sì, faccio problemi. comunque sei molto giovane, tu sei del 2000, cioè hai 23 Sì, anni, mi pare 24 sì, ad agosto. sì, sì, Quindi sei esatto. comunque molto giovane. E c'è una cosa che mi hai detto in un'intervista di recente, che tra l'altro trovate sul sito di NBA Passion, mi avevi detto, si vede che sono migliorato molto da quando c'è Boniciolli. Boniciolli, al di là dei veterani della squadra, è anche lui un allenatore con un'enorme esperienza. Sì. E io volevo chiederti, lui ha insistito come ti sta aiutando, anche semplicemente in allenamento, per farti migliorare e per farti crescere proprio come giocatore? Scusa, non ho sentito, puoi ripetere? Sì, scusami, mi sa che abbiamo dei problemi di connessione, comunque queste parti vengono tagliate, non ti preoccupare. Allora, dicevo, noi abbiamo fatto un'intervista di recente, Sì. che si è fatto sul sito di NBA Passion, che tra l'altro ti ho anche mandato, e tu mi avevi detto una cosa molto interessante, ovvero sia, si vede come sono migliorato da quando è arrivato Matteo Bonicioli a allenare Scafati. Ok. E quindi dei veterani della squadra che sicuramente ti hanno fatto apprendere un sacco di cose. Volevo chiederti proprio anche solo in allenamento, oltre che umanamente, come Matteo Bonicioli ti sta facendo crescere come giocatore, visto che lui è un allenatore di enorme esperienza. Diciamo che Matteo Bonicioli è un allenatore che ti sprona molto, è molto appassionato di pallacanestro e cerca di trasmettere la sua passione con una grinta ed un'energia incredibile. Se tu vieni a vedere un nostro allenamento, ti sembrerà che lui mi odia.
Perché mi sta sempre sgridando, non c'è una cosa che mi dice tranquillamente, mi sta sempre urlando contro. E se uno non è intelligente, penserà che il suo allenatore lo odia, invece no, lo fa perché sa che posso dare di più di quello che sto dando. E Questo vuole quindi tirare fuori. devo, sì, lo fa per tirare fuori il meglio di me. Lo fa per Io tirare qualche fuori il meglio allenamento di me. interviste, quindi posso confermare. Beh, E secondo me lo quindi. fa molto in te. Esatto. E quindi è una cosa che apprezzo molto e che mi spinge a dare sempre fuori tutto quando sono in allenamento. Ovviamente è saputo che l'allenamento deve sempre essere più difficile della partita. Quindi io ogni volta che finisco un allenamento, da quando è arrivato Bonicioli, sono sempre sfinito. Cioè, non c'è stata una volta in cui ho detto, oddio, oggi era tranquillo. No, mai. Mai. Sempre al massimo, sempre al 100%. Sì. Anche perché se cerchi di rallentare un pochino, sei un uomo morto. Giustamente. Poi ti volevo chiedere un'altra cosa. Tu hai militato, pur essendo molto giovane, hai militato comunque in tante squadre. Chiaramente Sì. parliamo di categorie minori, questo è il tuo primo anno praticamente in Serie A. E mi dicevi che, sempre in quelle interviste che abbiamo fatto, mi dicevi che in particolare cambiano i ritmi soprattutto. Quindi ti volevo Sì. chiedere effettivamente come cambiano e se ci sono anche altre differenze a parte quello rispetto alla Serie A. Diciamo che allora ti faccio un discorso un po' generale, no? In Serie A2 hai due stranieri. In A1 ne hai sei, barra Esatto. sette, come siamo noi adesso. Quindi già sotto questo punto di vista cambia tutta la situazione. Allenarsi con due americani e tutti italiani e allenarsi con sette americani con 3/4 italiani è tutto diverso. A livello di intensità, a livello di qualità del gioco, a livello di conoscenza di tutto, cambia. Io, per quanto mi riguarda, io penso che il livello tra la 2 e la 1 c'è un abisso. C'è veramente un abisso. Io ogni allenamento per me è più intenso di una partita di A2. E ne ho fatte tante di partite di A2. Poi negli ultimi anni mi potevo permettere di andare, di gestirmi. Qua ogni allenamento mi sembra di giocare una partita di A2, perché devi sempre essere sul pezzo. Non ti puoi permettere di perderti un attimo. Non puoi. Non puoi. Ed è una cosa importante perché la concentrazione, fa una grossa differenza. La concentrazione fa una grande differenza. Cioè, secondo me per quello c'è una differenza così enorme tra le due categorie. Guarda, c'è una cosa che si dice spesso qui in Italia, ovvero sia che i giocatori americani che si sono formati in dei college negli Stati Uniti e poi vengono a giocare in Italia o comunque in generale in Europa, perché sono scarsi, quindi non sono abbastanza per la NBA. Però io l'ho sempre trovata una cavolata, vorrei sapere tu che cosa ne pensi. Visto che in base a quello che mi dicevi il livello è alto e insomma è tosta da gestire. Sì. Allora, io non credo che sia vero, non sono scarsi, non sono assolutamente scarsi. Diciamo che è più una questione di opportunità, è più Anche. una questione, secondo me, questo è secondo me, poi non lo so, non ho mai avuto a che fare col mondo. Diciamo americano e tutto quanto L'NBA. sì, esatto. Quindi direi che è più, penso che sia più una questione di opportunità.
perché uno dice, abbiamo visto tanti giocatori che sono venuti in Europa, hanno girato tanto e poi sono tornati a giocare in NBA. Non vuol dire, non perché erano scarsi, forse magari perché non erano pronti. Anche, certo. Ma io infatti l'ho Magari perché sempre non, provata, cioè nel senso. magari perché non erano pronti, perché può essere che finisci al college, non sei pronto per andare in NBA non ha molto senso rimanere al college perché comunque il livello tra il college e i campionati europei, diciamo che lo sappiamo che è più alto. Quindi è uno step che fanno per poter tornare poi a quel livello lì per quelli che possono. Quindi è successo, ne abbiamo visti tanti. Ah, sì, assolutamente. Tu hai detto che la NBA non hai, vabbè, non ne hai mai avuto a che fare, però la segui un pochino. Ti piace il mondo Poco, NBA, poco, sì, la seguo ma poco. sì. Ok. Preferisco guardare E Eurolega o Serie A, ad esempio. secondo te che differenze ci sono tra il basket statunitense e il basket europeo? Il basket statunitense è molto commerciale per la maggior parte. È molto commerciale perché fanno delle cose che non sono per me. Per me non sono reali. E loro cominciano a giocare veramente nei playoff. Sì, Il sì, basket americano si comincia a giocare veramente a partire dai playoff. Prima è tutto commerciale. Fanno tutto. il business americano è Esatto. alla fine ne parlavo tra l'altro di recente con Riccardo Pratesi di Gazzetta dello Sport e mi trovo molto d'accordo con lui soprattutto sul fatto che per la NBA comanda il pubblico, cioè nel senso fin quando al pubblico piace quello che si sta guardando, allora è chiaro che la NBA punta in particolare su quello, quindi se al pubblico piace vedere i giocatori che fanno spettacolo e l'atletismo, allora è chiaro che Silver dice ok, facciamo così. Però sono Esatto. abbastanza convinta anche che quando il pubblico si scoccerà di vedere soltanto attacco, soltanto atletismo, poca difesa e le partite che finiscono a 200 punti, comunque sarà un problema stesso per la Lega e che quindi di conseguenza ci sarà un ritorno, diciamo, almeno Silver cercherà di far rientrare la situazione. Secondo me Silver su questo sta gestendo abbastanza bene la situazione. E tra l'altro si rende anche ben conto del fatto che 82 partite da giocare sono un po' forse Ma troppe, guarda, no? guarda, io credo che, anzi non credo, so che i giocatori NBA sono capaci di giocare, cioè sanno giocare a pallacanestro, sanno giocare a basket. È solo che, non so, magari uno si gestiscono perché giocano tantissime partite. Esatto, Cioè proprio quello che dici. giocano tantissimo, quindi è chiaro che non possono andare al 100% tutte le volte come facciamo noi qui in Europa. È impossibile. Non ci arrivi a Soprattutto fine stagione. più grande. Per esempio, No, non ci banalmente, arrivi. guardiamo LeBron James, guardiamo uno Steph Curry. Loro non Non ci possono arrivi. andare al 100% ogni partita, hanno comunque 35 anni, LeBron ne ha 40. Cioè, Non ci arrivi a fine stagione. no, ti rompi. Che per un giocatore del genere, cioè, non te lo puoi permettere, assolutamente. Assolutamente sì. Non è proprio contemplato, infatti, vabbè, sicuramente lo saprai, se ne parla tantissimo di ridurre il numero di partite almeno a 72 rispetto a 82, perché è un problema grosso per i giocatori, non riescono a gestirsi, ne fanno troppe. Poi adesso si è inserito anche questo in-season tournament che a me ha fatto storcere il naso un po' fin dall'inizio, in realtà non l'ho mai nascosto, non ho mai fatto mistero di questa mia contrarietà rispetto a Ma guarda, questo. io non l'ho seguito proprio quello.
Io non l'ho seguito per un motivo solo, cioè nel senso, al di là del fatto che sono contraria, il motivo che proprio mi ha fatto dire no sono quei campi che hanno fatto, cioè il campo viola, io non la vedo la palla. Io dove mi avvio, non la vedo la palla. Io per esempio da giornalista che ho dovuto guardare le partite non dal vivo perché magari, però in televisione, io non vedevo. Cioè io distinguo al massimo le teste dei giocatori, ma così, eh. Quindi quei campi veramente è una cosa improponibile, ne abbiamo scritto, ne abbiamo parlato tantissimo anche sul sito. Lasciamo stare. Sempre rimanendo Sì. sull'NBA, c'è qualche squadra che ti farebbe piacere vincesse oppure non ti frega proprio niente. Ma io ti dirò Phoenix, perché io sono un grande amante di Kevin Durant. Mi piace molto come giocatore lui. Poi, boh, non lo so. Forse Golden State, perché secondo me Chris Paul merita di avere almeno un anello nella sua carriera, per quello che è e per quello che ha fatto. Secondo me se lo merita. Io vabbè, sono tifosa di Golden State, non l'ho mai, anche questo non ne ho mai fatto mistero, quindi mi trovi assolutamente. Sì, io sono molto trasparente su queste cose. E mi dicevi che Kevin Durant, quindi ti ispiri un po' anche a lui per il gioco? No, se ti devo dire il giocatore a cui mi ispiro non è un NBA, non è assolutamente un NBA. Io mi ispirerei più a Campazzo, che è il play di Madrid, perché è un giocatore che ha un'energia incredibile. Aggressivo offensivamente, sia offensivamente che difensivamente, è una cosa pazzesca. Poi fa canestro, passa la palla. Cioè, non c'è una cosa sul campo da basket che non sa fare. Se c'è una persona come cui vorrei diventare, è lui. Io guardo tutte le partite di Madrid, tutte, tutte, tutte. Per Verdun. Me le guardo tutte. Se me ne perdo una, la guardo in diretta. Differita. Sì. Bene, bene. Ti faccio giusto un'ultima domanda, visto che ne abbiamo parlato e quindi dato l'assist. Visto che appunto parlavamo dell'NBA, del fatto che si attacca troppo, si difende troppo poco, quindi tu sei uno di quelli che crede che l'NBA degli anni 90 era molto più tosta? Ah, questa è una domanda Ah, difficile. domandone. Domandona questa. Allora, io la NBA degli anni 90, hai detto, Sì. non l'ho seguita proprio, anche perché Sei giovane, sì, lo so, ma in realtà anch'io, però, sai, Ma studiando io. secondo me sì, Spicchiavo. sono due modi diversi di approcciarsi alla pallacanestro. Perché è ovvio che se tu prendi uno dei giocatori di oggi e lo butti nella pallacanestro degli anni 90, non se la cava per niente. Assolutamente, no? Sono perfettamente d'accordo su questo. E vabbè, nell'NBA degli anni 90 era tutto completamente diverso. Cioè, Sì, parliamo sì, sì. secondo me di un livello di gioco completamente diverso, anche perché questa è una cosa di cui io sono fermamente convinta, e anche questo è un argomento che ho affrontato sempre con Pratesi di Gazzetta. Era molto più comune trovare giocatori che hanno vissuto in condizioni di vita difficili, che quindi vengono dal ghetto, banalmente, che sono affamati di vittoria, di rivincita. Oggi la maggior parte dei giocatori che arrivano, se sono europei, sono già stelle nei campionati maggiori e poi arrivano in NBA. Se sono americani, sono stelle del college. Esatto, Quindi è quello. sono già abituati, non abituati ai ritmi dell'NBA, non abituati al livello del gioco dell'NBA, però per loro credo che cambi È più veramente poco. facile, cambia poco, è facile adattarsi alla fine.
E pensi che anche il basket europeo abbia avuto questo cambiamento dagli anni 90 ad oggi, visto che segui comunque di più il basket europeo? Sì, penso di sì. Penso di sì. Il basket europeo è diventato molto più, come dire, fisico, molto più, non voglio dire tecnico, ma tattico anche, a livello di, i giocatori sono molto più, come dire, sono molto più reattivi e il livello di IQ, come dicono in America, è molto molto più elevato. Vero, sono d'accordo, anche su questo sono d'accordo. Bene, direi che abbiamo fatto una chiacchierata bella produttiva, siamo arrivati a 40 Assolutamente sì, minuti. sono d'accordissimo. Sono d'accordissimo. Quindi, allora, io innanzitutto ti ringrazio, Aristide, No, agli grazie a te per l'opportunità. spettatori, grazie a te veramente, agli spettatori dico che la puntata la trovate come al solito su YouTube, Spotify, Spreaker, la trovate un po' ovunque, Apple Music, Apple Podcast, insomma, trovate un pochino dappertutto in formato video appunto su YouTube. Se volete trovate anche Tocchi. l'intervista che ho fatto con Toc, toc, Aristide qualche tocchi un giorno po' fa. tutto. Esatto. E niente, io vi saluto. Spero di essere più costante ora che sono finalmente tornata all'attacco con il podcast. Ci vediamo alla prossima. Speriamo. Speriamo, infatti, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi.